Il calcio è fatto soprattutto di emozioni, a parlare sempre il terreno di gioco, ma questa volta vogliamo dare voce al cuore. Un'altra iniziativa targata US Lecce Program, tante le domande dei tifosi giallorossi per Lucioni e Coda, ma attenzione alla domanda beffa. Questa è bianca, ma niente. Qual è l'emozione più grande che hai provato nella tua vita privata? Io personalmente il giorno del mio matrimonio sicuramente è una di quelle, e poi la nascita dei bambini. In matematica cosa si intende per proprietà commutativa? No, non riesco nemmeno a dirlo. Commutativa, non lo so. Cambiando gli ordini degli addendi il risultato è sempre lo stesso. Nello spogliatoio chi è il più pazzo e il più bersagliato dagli scherzi? Ma sicuramente il più bersagliato è Tony Gallo. È diventato un modo per coinvolgere tutti nell'armonia dello spogliatoio. Se non foste diventati calciatori, cosa vi sarebbe piaciuto essere nella vita? Io guardavo sempre dal benzinaio, guardavo sempre che questo tirava fuori il malloppo di soldi, dicevo voglio fare il benzinaio da grande. Qual è la capitale della Danimarca? Copenaghen. Per Fabio, ah, qual è l'emozione più forte che il popolo giallorosso ti ha regalato? Sicuramente quando hanno riempito lo stadio contro lo Spezia, quando abbiamo vinto il campionato dalla Biala. Per Massimo, anche se non hai ancora vissuto il Via del Mare pieno, che emozioni e in che modo il popolo giallorosso è riuscito a trattenerti, a trasmetterti? No, vabbè, per ora lo sto sentendo sui social un po' dappertutto, e poi per strada quando ti fermano e ti fanno i complimenti, quindi per ora solo così. Cosa si prova ad indossare la fascia da capitano? È un'emozione importante, è un'emozione forte, perché comunque ti dà delle responsabilità e hai un ruolo importante per la squadra e nella squadra. Per Massimo, il momento più emozionante dell'intero campionato? Ma penso che l'abbiamo vissuto nell'ultimo mese, dalle 6 vittorie consecutive, quindi è stato quello per tutti noi. Qual è il posto che più vi piace e che vi è entrato nel cuore del Salento? Prima tu. I ristoranti, no? I ristoranti. io credo che tutto il Salento sia bello, e in questi 2 anni e mezzo che sto qui a Lecce sto cercando di girarlo il più possibile. Ma credo che tutta la litoranea della parte di Gallipoli e anche quella di Otranto siano veramente belle. No, io ho girato ancora poco, quindi gli unici posti che ho visto è stato Porto Cesare, Porto Cesare, non mi ricordavo. Ciao, un saluto a tutti i tifosi giallorossi. Ciao, un abbraccio forte e spicchiamo insieme.